Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi. Ringrazio Marco Mularoni, un caro amico, imprenditore, scrittore, diplomato in igienismo naturale e ricercatore indipendente. È qui con noi e ha accettato il nostro invito a partecipare con la sua saggezza, le sue novità, ma più che altro la sua scienza. Vivere in modo consapevole che ne abbiamo bisogno e siamo sicuri di conoscerne il significato a 360 gradi. Già il titolo è molto ammiccante e ci fa pensare che ne sentiremo delle belle, tra virgolette. Marco, ti ringrazio veramente di cuore. Tra l'altro ringrazio tutto il pubblico di Sapore del Sapere che ha già iniziato a partecipare. E ti avviso tutti che questa puntata, questo evento è registrato e quindi andrà sul canale YouTube di Sapore del Sapere per chi non ha potuto collegarsi ora o per chi vorrà risentire le pillole di saggezza del nostro caro amico Marco Mularoni. Tra l'altro ringrazio anche Laura Beltrame che è qui con noi oggi. E avviso tutti che domani sera a quest'ora sarà con me e con voi per finire la puntata dei sette specchi. Quindi grazie Laura. Bene, Grazie a voi. Marco, che dire? Ti passo la parola, Sì, Marco? intanto ti ringrazio per la presentazione eccelsa e Grazie, mi sono successiva. preparata. No, non è vero, io vado sempre a braccio. Sì, perché la parola saggezza è una parola importante. Diciamo che io sono dei Certo. ragionamenti, ok? Sono dei ragionamenti che spero possano portare le persone a loro volta a ragionare e a farsi una propria idea, che è sempre la cosa migliore. Quando facciamo un confronto, a volte più e a volte meno, però comunque ci evolviamo e quindi il confronto è sempre una cosa importante ed è una cosa che oggigiorno è un po' fuori moda, diciamo. E il tema è interessante perché vivere in modo consapevole è una frase che mi sentite? Fatemi un cenno con la testa. Alza un po'. Ok, Bene, io sono al tutti. massimo del volume. Laura mi dice che si sente. Ok. Quindi diciamo che è una frase che è stata, a mio avviso, scippata dal suo significato nobile e originale. Scippata, come sempre, per dei fini strettamente commerciali, no? Quindi per riuscire a dare un significato a questa frase occorre prima fare una riflessione importante su di noi. Chi siamo noi? Beh, premetto che oggi faremo poca filosofia, cercherò di essere più pratico possibile. Noi siamo fortunatissimi, siamo veramente fortunati, perché effettivamente rappresentiamo, una categoria di persone unica nella storia. Perché noi siamo gli esseri più evoluti che la storia scritta ricordi, o perlomeno che quella storia scritta che ci vogliono far studiare ricordi. Pensate che negli ultimi 130 anni abbiamo fatto dei passi tecnologici da gigante, siamo passati dai cavalli e le carrozze alle automobili di oggi, siamo passati dalla piuma con l'inchiostro per scrivere ai cellulari, scriviamo con la voce e alcuni hanno già iniziato a scrivere col pensiero. E quindi abbiamo fatto dei passi da Figo. gigante. Basti pensare che nel 1943, quindi 70 anni fa, 80 anni fa, un signore chiamato Laszlo Biro inventava la penna sfera, che oggi è uno strumento che inizia ad essere piano piano sempre un po' più, diciamo, vecchio, no? Eppure ci sono dei segnali anche molto contrastanti. Nel 1900, che ho già citato prima, si ammalavano di tumore una persona su 20. Oggi siamo arrivati a una persona su 3. E allora mi sono detto, i conti non tornano. Com'è possibile che noi ci evolviamo così tanto rapidamente in tanti settori, eppure la nostra salute, che è il bene più importante che abbiamo, sta a mano
diciamo, scemando sempre di più. E mi sono dato delle risposte. Innanzitutto, una risposta è che l'essere umano in questo periodo di tempo si è distratto. Che cosa intendo per distratto? Intendo che ha iniziato a dare per scontate tutta una serie di cose, tra cui, ad esempio, il proprio corpo e la propria mente. Il nostro corpo oggi sempre di più non viene preso in considerazione, viene considerato un mezzo dimenticato di locomozione. Noi utilizziamo il nostro corpo per raggiungere i nostri obiettivi quotidiani, per raggiungere i nostri obiettivi giornalieri, e lo utilizziamo senza pensare a cosa sarebbe meglio per lui. Infatti, buttiamo dentro di lui di tutto, lo sfiniamo, lo stressiamo all'inverosimile, portandolo ad un livello di stress, diciamo, incredibile, e quindi siamo arrivati al punto che trattiamo meglio la nostra automobile del nostro corpo. E questo è ovviamente un controsenso. Bene, quindi l'uomo è arrivato al punto di dare tante cose per scontate perché ha iniziato a perdere consapevolezza. Ma da quando è che ha iniziato a perdere consapevolezza? Noi iniziamo a perdere consapevolezza fin dal giorno in cui nasciamo, fin dal giorno in cui veniamo al mondo. Perché se ci pensate, quando noi veniamo al mondo, siamo come delle spugne che raccolgono informazioni di fronte a tutto ciò che vedono, a tutto ciò che ascoltano. E quindi raccogliamo informazioni dai nostri genitori. E queste informazioni che ci arrivano vengono piano piano, di volta in volta, depositate nella nostra mente inconscia e generano col tempo delle azioni e quindi dei comportamenti. Ok? Vi faccio un esempio. Io sono appena nato, sono un bambino piccolo, vedo una persona coi baffi che mi viene a trovare due o tre volte, mi porta un regalo e ogni volta che viene mia mamma dice zio. Quello è mio zio. Si deposita nella mia mente inconscia ed è una cosa che non metterò mai più in discussione. Il mio papà, quando ero piccolino, mi diceva: mangia la ciccia, la carne, che diventi forte come il papà. E quella era un'informazione che mi è stata ripetuta magari una volta sola, io già l'avevo memorizzata. Perché? Perché era relativa ad una cosa che mi piaceva e proveniva dalla fonte più autorevole che conoscevo, che era mio padre. E questa informazione depositata nella mente inconscia, ovvero in quella parte della mente che non la mette più in discussione, viene definita dalla scienza, dalla fisica quantistica, o comunque dalla scienza moderna, come programma mentale. Quello è un programma mentale che io non metto più in discussione. Poi cosa succede? Che quindi i miei genitori, con tutto l'amore possibile e immaginabile, mi danno tutte queste serie di informazioni che plasmano il mio comportamento e il mio carattere. Poi arrivano degli altri maestri, che sono i miei insegnanti, e mi danno tutta una serie di informazioni a livello culturale. Mi dicono cosa devo studiare e come lo devo studiare. E quindi plasmano il mio stato, il mio livello informativo. Poi abbiamo dei maestri, passatemi il termine, spirituali, che sono i nostri parroci, perché dobbiamo andare alla dottrina, e loro mi insegnano in cosa devo credere. E mi dicono che sono fortunato perché sono nato qui, in questo luogo, dove si insegna la religione vera, quella reale, non quella finta. E poi arrivano loro, arrivano i media, che mi dicono come mi devo approcciare col prossimo, come devo essere, quale deve essere la mia immagine nei confronti delle altre persone. Quindi abbiamo maestri di vita, di comportamento, che sono i nostri genitori. Abbiamo maestri di cultura, che sono i nostri insegnanti. Abbiamo maestri spirituali, che sono i nostri i parroci che ci seguono da piccolini. E abbiamo maestri di comportamento. Quindi mi sento di dire che siamo un po' ammaestrati. Fin dalla nostra nascita, il nostro comportamento
viene condizionato. Ma se quelle informazioni che mi arrivano con tutto l'amore possibile dai miei genitori, ad esempio, sono informazioni magari errate, inconsapevolmente da parte loro, io mi plasmo con un carattere basato su delle informazioni che almeno parzialmente possono essere errate. Quindi io fin da subito vengo abituato a non ragionare, a non scindere le informazioni, a non soppesarle, a non valutarle, ma a farle perché, a fare delle azioni perché devono essere fatte così. E questo ci porta a fare le cose per come ci vengono dette senza soppesarle, e quindi io sono meno consapevole di quella determinata informazione. Prima ho fatto l'esempio di mio padre che mi diceva di mangiare la carne, ma gli esempi sono infiniti e riguardano le scelte più banali. E quindi queste scelte che io faccio quotidianamente, condizionate fin da quando sono nato, sono quelle che mi fanno selezionare quelli che sono i miei bisogni. Per arrivare a questo aspetto, ogni volta faccio sempre un'equazione. Un'equazione che per la prima volta è stata scritta nel 2015 da una persona importante a livello globale ad una riunione privata a livello internazionale. E l'equazione è questa. Ditemi se non vedete. Ovvero, forse non si vede, ve la leggo. No, si vede. Si vede. No, ma leggila, grazie. Bene, CO2 totale uguale P per S per E per CO2, dove P sta per people, S sta per service e sta per energy, CO2 e CO2. Quindi il totale delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica è pari al numero delle persone del pianeta per i servizi che servono a quelle persone, per l'energia che serve per produrre quei servizi, per la CO2 che serve per produrre quell'energia, per produrre quei servizi che servono a quelle persone. Ed è un'equazione reale, vera. Sfido chiunque a dimostrare il contrario, però quella persona non si è limitata a questo. Ha proseguito dicendo che per evitare di perdere il controllo su questa grandezza qui, dobbiamo intervenire qui. Questa grandezza è direttamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione di questa. E anche questo è vero, non fa una piega. Però poi si è stoppato, ha detto altre cose che oggi non è il caso di riportare perché l'argomento è un altro, però c'è un altro aspetto da prendere in considerazione. Da buon igienista mi viene da soppesare questo aspetto qui. Chi mi dice che quella S, che quei servizi sono tutti fondamentali per me? Chi mi dice che questi servizi sono corretti per me? Chi ha soppesato questa S? Perché questa grandezza qui è variabile quanto questa, né più né meno. E allora, quali sono i servizi fondamentali per noi esseri umani oggi? Siamo consapevoli di quali sono i nostri servizi fondamentali? Secondo me non tanto. Perché quali sono i nostri servizi fondamentali? Per saperlo, la cosa più semplice da fare è guardare le pubblicità. Durante la clausura o lockdown, o chiamatelo come volete, del 2020, ci sono stati alcuni pomeriggi che li ho passati, quelle 2-3 ore, ad annotarmi le pubblicità che davano in televisione, perché proprio stavo ragionando su questo aspetto. Ed ho notato che il 90% di queste pubblicità sono divise in tre settori, con percentuali singole che variano, ma la maggior parte relativa ai primi due, che sono
industria alimentare, industria farmaceutica e industria telefonica. Poi abbiamo un 10% che è composto da altro. Quindi la TV ci dice tutti i giorni, martellandoci, con tanti sorrisi, tanti colori, tante musichette, che i nostri bisogni principali sono, derivano mangiare dall'industria alimentare, dall'industria farmaceutica e dall'industria telefonica. Senza mangiare non possiamo vivere, senza medicine non possiamo vivere, senza telefono non possiamo vivere, ci dicono. Ok? E questa carrellata quotidiana condiziona le nostre decisioni. Ok? Se voi andate a fare un giro in qualunque supermercato e vedete quello che le persone buttano dentro i caralli della spesa, se siete un po' informati, ad esempio a livello di alimentazione, vi viene la pelle d'oca e vi va via dopo un mesetto. Quindi, che cosa significa vivere in modo consapevole? Diciamo una cosa che andrebbe detta alla fine. Vivere in modo consapevole, la mia personale definizione è capire cosa ci porta a fare certe scelte, cosa ha comportato e cosa comporterà averle fatte. E per fare questo, nel momento in cui io prendo in mano un oggetto, devo andare a ritroso e devo andare avanti nel tempo. A quel punto divento consapevole di questo oggetto. Facciamo finta che noi siamo, in questo momento, uno di voi si trova in una libreria, va in uno scaffale e viene attirato dalla copertina di questo bellissimo libro. E praticamente dice, cavoli, sai che è interessante? Anzi, rimane proprio affascinato, stregato, dice, lo voglio comprare. E allora lo prende dallo scaffale, tutto contento, vede il costo, dice, abbordabile, mi sembra un buon prodotto, va alla cassa e lo compra. Lo paga e lo compra. E si dirige verso l'uscita. Quando arriva verso l'uscita, incontra una persona che gli dice, scusi, ho visto che ha acquistato quel libro. Sì, l'ho visto, dai, mi sembra interessante. No, è un ottimo acquisto perché è un bel libro, ma lo sa che per produrre ogni copia di quel libro si consumano 15.000 litri d'acqua? Voi a quel punto cosa pensate? Cavoli, però se lo sapevo prima, prendevo quell'altro, mi informavo meglio. Però ormai l'avete preso, perché la copertina vi ha attirato. Oppure magari ne avete visto la pubblicità in televisione, perché la casa editrice ha finanziato quella pubblicità per vendere questo prodotto. E allora dite, cavoli, però questo Marco Mularoni mi ha proprio preso per i fondelli. E allora, per arrivare a capire, ad essere consapevoli, dobbiamo andare a sviscerare la nostra scelta, di qualunque scelta si tratti. E uno potrebbe pensare, vabbè, ma questo è un processo lungo, è difficile. No, perché fatto una volta non lo dovete fare più. Ma quando è che le persone entrano nel cassetto della mente inconscia, dove c'è quell'informazione che noi è da anni che non mettiamo più in discussione, e la va a tirare fuori, che è una cosa difficilissima perché noi siamo tanto pigri. Quando è che lo fa? Lo fa quando vive un'emozione. Deve vivere un'emozione forte che gli fa, lo fa destare, lo fa andare ad aprire il portone della mente inconscia, va in quello scaffale, cerca il cassetto, tira fuori l'informazione e dice adesso voglio vederci chiaro. Ma serve un'emozione forte. E che cos'è che ci fa vivere un'emozione forte? C'è solo una cosa. L'informazione. L'informazione può essere un libro, l'informazione può essere un video, l'informazione può essere una malattia, può essere una bellissima esperienza. L'informazione si traveste in tanti modi e la forza dell'informazione è molto soggettiva. Dipende dalle persone, dipende dal loro bagaglio culturale, dipende dal loro vissuto. Ok? Quindi oggi faremo un esempio di scelta consapevole.
E siccome sono un igienista naturale e siccome sono sul canale Sapore del Sapere, direi di coinvolgere l'industria alimentare. Andrò un po' veloce perché non abbiamo tanto tempo e le cose sono un po' tantine, ok? Allora, vorrei dedicare questo intervento che adesso faremo ad una cimice. Lo faccio sempre quando seguo questo format. Vi spiego perché. La cimice e l'insetto. Perché un anno e mezzo fa ero a cena a casa di amici e al termine della cena si è presentata sulla tavola una cimice, un insetto. E una ragazza, non me ne ero neanche accorto, ero un po' distratto da altro, ha preso la cimice con un tovagliolo rosso e l'ha stretta nel pugno. E lì in quel momento io sono rimasto basito quando ho visto, mi sono un attimo immedesimato in quella povera cimice, che avrà detto: ma cosa ho fatto io di male? Perché c'è una forza 1 miliardo di volte più potente di me che mi stringe? E poi questa persona ha preso il tovagliolo rosso con la cimice dentro, lo ha dato alla proprietaria di casa e gli ha detto: buttalo nella stufa perché queste sono quelle cattive. E questa cosa mi ha segnato. Io nei giorni successivi, potrà sembrarvi stupido, ma ho pensato spesso quella cimice, primo perché lì sul momento sono stato preso alla sprovvista e non ho avuto modo di dire nulla, ma la cimice poverina se n'era già andata quando l'ha Poi stretta. ti dico e vi dico cosa si fa quando si vede una cimice. Sì. Allora, la cimice si può prendere leggermente e accompagnarla fuori dalla finestra e Certo. se voi siete delicati non fa la puzzetta, perché quando si spaventa non è vero che le cimici puzzano. Le cimici quando si spaventano, visto che non hanno la voce come noi, fanno la puzzetta, che è una puzzetta tipica della cimice. Beh, le cimici che io accompagno gentilmente fuori dalla finestra, che non ho mai stritolato nei fazzoletti o nelle mani, non ha mai fatto la puzzetta nelle mie dita, anche se dopo me le lavo. Quindi dipende da che cosa uno fa e come si approccia vicino all'animaletto, perché Certo. hanno il loro modo di comunicare. Quindi ti ringrazio per aver fatto questa osservazione. Grazie a te. Quindi arriviamo a fare un esempio con l'industria alimentare. Per farlo devo disegnare un cerchio e qui già arriva il problema. Passatemelo, dai, passatemelo. Allora, questo è diciamo un cerchio, fate finta che sia tondo. Questo cerchio che cos'è? Questo cerchio potrebbe essere il mondo. Questo cerchio potrebbe essere il cerchio della vita, oppure potrebbe essere semplicemente un piatto. E in questo piatto andiamo a disegnare, ad esempio, quello che mi diceva il mio papà, un bel pezzo di carne. Con l'osso, eccolo qua. Non sto a fare i contorni perché andare al ristorante a prendere le verdure è un po' svilente, no? E quindi la lasciamo così. Ok? Bene, e diciamo che qui ce la mangiamo. Ok? Qui ci mangiamo la nostra fetta di carne. Bene. L'uomo oggi ragiona qui. È fermo qui. Voglio la carne, la mangio, punto. Mangiata, finito, vado, pago, vado a casa. Noi oggi vogliamo essere consapevoli di questa scelta. Siamo andati a un ristorante, abbiamo visto il menù, abbiamo scelto la nostra bistecca e quindi io voglio essere consapevole della mia scelta. E allora vado a ritroso, qui, e poi vado avanti, di qua. Andiamo a ritroso. Cosa c'è qui? All'inizio? Rossella. Beh, lì c'è il pianeta che ha tutti gli animaletti, c'è il La crema. posto dove vengono tenuti gli animali, no? Sì, però prima ancora, qui, bisogna crearlo quel posto e quindi c'è un incendio. Il C'è un pianeta, incendio. C'è un incendio. un incendio.
Sì, c'è un incendio. Perché? Dobbiamo sapere che bisogna fare spazio per gli allevamenti. Da dove Ah, tu vengono le stai carni? parlando allevamento intensivo, quindi Però chiaramente devo distruggere gli alberi. non bisogna fare spazio soltanto per gli allevamenti, bisogna fare spazio anche per quello di cui si devono cibare poi quegli allevamenti, cioè bisogna programmarla l'attività, no? Quindi io non è che posso fare spazio, poi devo dargli da mangiare, no? Quindi un incendio. E quando avviene un incendio, quindi quando viene data fuoco a una foresta, le foreste per essere deforestate o gli viene dato fuoco o vengono rase al suolo, ma costa meno dare fuoco e quindi vengono incendiate. Cosa accade? Accade che l'anidride carbonica presente negli alberi si mette in atmosfera. Pensate che solo nel 2015, ad esempio, in un unico incendio in Indonesia, e lo segniamo qui, è stata immessa. Tutti così, non è che tutti fanno tutto quel lavoro, ci sono quelli che hanno il loro agriturismo, il loro, no? Arriviamo, sì, ci arriviamo. Ci Ah, ecco, perché non è che tutti incendiano per fare. arriviamo. Incendio, aumento di anidride carbonica. In Indonesia nel 2015 un incendio destinato in quel caso alla produzione di olio di palma ha portato all'emissione in atmosfera di un quantitativo di anidride carbonica pari all'anidride carbonica immessa in un anno intero dagli Stati Uniti. In un solo incendio, ok? Bene. Quindi emissione di anidride carbonica e c'è con l'emissione di anidride carbonica anche un aumento della temperatura. Bene. Che cosa succede poi in quel terreno? È stato bruciato, a quel punto viene lavorato. Viene lavorato e poi viene seminato. Con che cosa? Con dei cereali. Questi cereali, una volta seminati, vengono bombardati di concimi che sono 300 volte più tossici dell'anidride carbonica. Quindi qui abbiamo concimi azotati. Vabbè. Concimi azotati. Vabbè, dirà uno. Ma cosa faranno mai? Voi pensate che nel Granciaco, che è una zona subito sotto l'Amazzonia, dove sta avvenendo la deforestazione più grande insieme all'Amazzonia, nelle zone limitrofe sono stati riscontrati tutta una serie di malattie dovute ai concimi azotati. In quella zona ci sono varie testimonianze dei medici dell'ospedale di Buenos Aires. In quella zona i bambini nascono già con i tumori e sono tumori dovuti ai concimi azotati, che ad esempio il più famoso è il glifosato, ne avrete sentito parlare. Ma non abbastanza, perché non molti sanno che nel marzo del 2020 negli Stati Uniti si è conclusa una causa di quelle tipo Erin Brockovich, non so se avete sentito, dove praticamente la Bayer che ha acquistato la Monsanto, ideatrice del brevetto del glifosato, è stata condannata, non è vero, non è stata condannata, ha patteggiato. Quindi era in causa con dei privati che l'hanno denunciata per il fatto, l'hanno accusata per aver creato malattie e morti di persone che avevano avuto a che fare con il glifosato, la Bayer ha deciso di patteggiare. E quando un'azienda come la Bayer decide di patteggiare, significa che ha perso ed è stata condannata a pagare 10 miliardi di dollari di risarcimento. 10 miliardi di dollari. Quindi la Bayer, marzo del 2020, 10 miliardi di dollari. Quindi il giudice ha riconosciuto che il danno è stato dovuto da quel prodotto che la Bayer distribuisce in tutto il mondo, la Bayer paga i suoi 10 miliardi di dollari, ha pagato il debito verso la società e continua a vendere il prodotto. Comunque continua imperterrita o si è fermata? No, continua. Bene.
Però mi viene da dire, questa deforestazione, come dicevamo prima, non tutte le aziende fanno così, è chiaro, certo, no? Però ci arriviamo, ma c'è un aspetto, la domanda da porci. È il cliente, che è il consumatore che deve scegliere il prodotto e il produttore. Brava, però ci arriviamo, un attimo. Arriviamo. Allora, la domanda da porsi è, quant'è questa deforestazione che avviene? Quanta ne avviene di deforestazione? Dal 2000 al 2013, nel mondo, e poi è proseguita, sono stati rasi al suolo l'equivalente di 50 campi da calcio di foreste al minuto. Cioè qui il pianeta madre terra è veramente 70.000 campi da calcio di foreste al giorno. Sembra un numero esorbitante, vi invito a verificarlo. Quindi tutto per una bistecca. E non solo. 50 campi da calcio. Circa il 90% delle deforestazioni del pianeta sono legate agli allevamenti di bestiame. Pazzesco, pazzesco. Bene, è per dire. Che cosa succede? È importante questa informazione. Com'è? Marco, ti ringrazio, è molto importante questa informazione. Grazie. Dobbiamo veramente andare a ritroso, almeno quelli che... Bene, andiamo avanti. Sono qui e ascoltano. Quindi qui abbiamo piantato questi cereali. Poi cosa succede? Che tira il vento, i concimi azotati arrivano alle abitazioni e le persone si ammalano. E oggigiorno le persone quando si ammalano, a chi danno la colpa? Tirano fuori sempre, tirano in ballo sempre quella signora là, che si chiama sfortuna. Io la chiamo sfiga, sfortuna, ma molte volte bisognerebbe lasciarla stare. Dov'è? Infatti non c'entra. Non c'entra sempre. Bene, i cereali vengono tagliati e quindi uno dice, bene, siccome la deforestazione massima avviene in Amazzonia e nel Gran Chaco, che sono in Sud America, smettiamo di mangiare la carne argentina. Il problema è che quei cereali vengono esportati per il 95%. E i principali importatori sono l'Europa e la Cina. L'Europa e la Cina. L'Italia è il terzo importatore europeo. Il 90% della soia importata in Italia è destinata agli allevamenti di bestiame. Il 90%. Ok? Bene. Quando avviene questo processo qui, che cosa è successo nel frattempo? È successo che abbiamo mandato la CO2 in atmosfera, abbiamo avuto un surriscaldamento della temperatura globale. Attenzione, oggigiorno si dice i cambiamenti climatici, il problema del clima non esiste, è una strumentalizzazione dei media. Posso essere d'accordo che in questo momento viene strumentalizzato. Fino a un certo punto, però. Sono d'accordo sul fatto che ci sono delle tecnologie militari, dei droni che tramite delle onde elettromagnetiche, scosse elettriche, riescono a indurre determinati eventi climatici, ma sono anche consapevole, altrettanto consapevole, che 50 campi da calcio di foresta al minuto mi sembra una cosa che non fa bene. E cosa succede? Che questa CO2 va in atmosfera, ma soprattutto quando quei cereali arrivano agli allevamenti e gli animali li mangiano contro natura, perché le mucche, ad esempio, mangerebbero l'erba. Infatti. Okay? Quando li mangiano contro natura, il loro processo digestivo produce una sostanza. E si ammalano. Non solo, ma produce una sostanza, il loro processo digestivo, e qui pensate la natura quante cose ci dice, che si chiama CH4, più comunemente definito metano. Che è dalle 23 alle 30 volte più inquinante dell'anidride carbonica. E allora a quel punto succede che aumenta la temperatura globale e aumenta la temperatura degli oceani. Allora, abbiamo distrutto i polmoni del nostro pianeta, che sono le piante.
Abbiamo aumentato la temperatura degli oceani e cosa succede? Che negli ultimi 30 anni abbiamo ucciso il 50% dei coralli. E uno potrebbe dire, vabbè, quando vado a fare un'immersione vedrò un po' meno colori. Ma non è lì il punto. Perché i coralli sono gli spazzini degli oceani. Infatti. Il corallo ha, per chi non lo sapesse, dietro di lui ha un'alga che si chiama, ce ne sono diverse, comunque la principale si chiama zooxantel, che praticamente assorbe l'anidride carbonica, che diventa cibo per quest'alga, e produce delle sostanze proteiche che tengono in vita il corallo e lo fanno essere così colorato e bello. Quindi è un circolo, come tutti i circoli della natura, virtuoso. Perché tutto serve in natura, ognuno, tutto aiuta tutti. Virtuoso significa che lo scarto di un processo diventa alimento per un altro processo. Sì, per l'ecosistema. Cosa succede? Che quando la temperatura degli oceani aumenta di 2 gradi, i coralli vanno incontro ad un effetto che si chiama febbre del corallo. La febbre del corallo porta il corallo ad espellere l'alga e il corallo in poco tempo diventa bianco e poi muore. Pensate che 2600 km quadrati della barriera corallina australiana per il 90% sono sbiancati. Ah. Ok? Laggiù si è registrato un aumento della temperatura, se non ricordo male, attorno ai 4 gradi. Bene. Andiamo avanti. Abbiamo visto che questo mangime arriva negli allevamenti, gli animali lo mangiano contro natura e sono animali, sto andando molto veloce, che sono tenuti in prigionia. Allora, che cosa significa che l'animale è tenuto in prigionia? Molti di voi lo sanno, significa che gli animali sono tenuti in gabbie, tipo i maiali, in gabbie dove non si possono muovere, i maialini. Uno sull'altro. Esatto, ci sono le oche per la produzione di foie gras, ci sono i polli, insomma, sono tenuti in prigionia. Ma cosa succede a un essere vivente di qualunque specie esso sia quando viene tenuto in prigionia? Succede che va incontro ad una fase di stress cronico. Che cosa succede all'essere umano quando va incontro ad una violenza cronica. Quando va incontro ad una fase di stress cronico? Se io vado incontro ad una fase di stress e questo stress perdura nel tempo, sorgono dei problemi. Perché? Perché nella la fase di stress viene vissuta dal corpo, dal nostro cervello, come un pericolo. E in quel preciso istante il nostro corpo attiva tutta una serie di meccanismi che mi servono per cercare di superare quella situazione di pericolo, ok? Che viene definita dalla scienza come processo di lotta o scappa. Quindi o affronto il pericolo o scappo. E in quel preciso istante il nostro corpo entra in uno stato di emergenza. Quindi cosa fa? Il nostro corpo funziona sempre per risparmio energetico e sempre punta a mantenere la sopravvivenza. Quindi che cosa fa in quel momento? Il nostro corpo inizia a liberare tutte le scorte di glucosio, a portarle nei muscoli perché servono per affrontare la fase di pericolo, a portarle al cervello perché devo pensare più velocemente e inizia piano piano a staccare tutte quelle cose che consumano energia che in quel momento è inutile. Il primo apparato che viene staccato è l'apparato riproduttivo. A cosa mi serve se sto rischiando la vita in quel momento? Il secondo che viene staccato, ad esempio, l'apparato digestivo. A cosa mi serve digerire bene se sto rischiando la vita? E poi arriviamo, se lo stato di stress perdura, a staccare il sistema immunitario. A cosa mi serve il sistema immunitario se sto per morire? Quindi la fase di stress è vissuta come una fase di pericolo. E se quella situazione che il nostro corpo attua solo perché la ritiene una situazione di emergenza, perdura nel tempo, io mi trovo senza difese e mi trovo col mio processo fisiologico alterato, che non funziona. Quindi per poco tempo va bene,
ma se perdura. Un esempio può essere se io vado al lavoro e mi trovo in un ufficio dove mi trovo malissimo e tutti i giorni il mio capo mi insulta, mi attacca, mi sta sempre addosso, piano piano col tempo arriva che mi ammalo. Ma perché? Perché il mio corpo dedica le sue energie per vivere quella fase lì, per cercare di superare quella fase di stress. Se un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, va bene. Ma se sono dei mesi, il mio corpo ha le difese abbassate e lì subentrano i problemi. Lo stesso vale per gli animali. Né più né meno. Nella fase di stress diventano aggressivi, nella fase di stress gli calano le difese immunitarie, a tal punto che gli animali degli allevamenti vengono bombardati di medicinali. Quali medicinali? Depressivi. Perché? Per evitare la fase di aggressione. Antibiotici. Perché antibiotici? Pensate che, ovviamente, per cercare di evitare le malattie che si formerebbero, perché quando un animale si ammala, non viene curato. Quello serve per prevenzione, viene abbattuto, ok? Perché quando si forma la malattia, costa di più, è troppo costoso curarlo, cercare di curarlo. E quindi, siccome si trova in un ambiente vizioso, non virtuoso, l'animale viene abbattuto. Pensate che gli allevamenti consumano il 70% degli antibiotici del pianeta. Il 70% degli antibiotici sono destinati agli allevamenti di bestiame. Bene, a quel punto l'animale vive un'altra fase di stress, che è la fase dell'uccisione. E ha un'ultima produzione sfrenata di tutte quelle sostanze che gli servono per cercare di liberarsi, ma non riesce, perché non è abbastanza forte per il sistema che è intorno. E tutte quelle sostanze rimangono all'interno della carne. La carne dopo viene presa, viene frollata, eccetera, eccetera, a seconda dei vari tipi di animali, e viene portata a destinazione. E all'interno ha impregnate tutte quelle sostanze e tutto l'aspetto, e adesso lo vedremo, vibrazionale che ne consegue. Vi faccio un esempio. Intorno al 1970, il responsabile della CIA, relativamente al poligrafo, ovvero alla macchina della verità, era un signore che si chiamava Clive Baxter. Questo Clive Baxter, un giorno, mentre era nel suo ufficio, che stava redigendo un rapporto, ha avuto un'idea. Ha detto, prendo la pianta del mio ufficio, la metto in un lavandino, apro l'acqua, metto un po' d'acqua e cronometro in quanto tempo la beve tutta. Un hobby normalissimo, no? Chi è che non lo ha fatto? E si è messo lì a fare questa cosa. Poi, ad un certo punto, mentre faceva le sue cose e guardava l'acqua della pianta, ha iniziato a pensare. E se io provo ad attaccare il poligrafo alle foglie della pianta? Ha preso la macchina della verità e l'ha collegata alle foglie della pianta. E a sua grande sorpresa, la pianta emetteva dei segnali elettromagnetici. Sapete che la macchina della verità misura la pressione arteriosa, misura la pressione del sangue e gli esperti sono in grado di stabilire l'emozione che una persona sta vivendo. E l'emozione che quella pianta trasmetteva attraverso i segnali che emanava, attraverso il grafico che si era formato, era la tipica espressione di una persona polleggiata, di una persona annoiata. Bene. Perché la pianta trasmette queste? Sarà per caso che la clorofilla forse ha la stessa formula chimica dell'emoglobina con l'unica differenza che ha un atomo di magnesio invece di un atomo di ferro? Oppure sarà perché tutti gli organismi viventi emettono un loro campo elettromagnetico? Forse entrambe le cose. Però si era formato questo grafico. E allora lui ha pensato in quel momento, e se provassi a darle fuoco? In quel momento che ha pensato così, il grafico ha iniziato a schizzare. Ed era lo stesso grafico di una persona in preda al terrore. Ma come lui ha smesso di pensarlo,
il grafico è tornato normale. Allora che cosa ha fatto? È andato nell'altra stanza, ha preso una scatola di fiammiferi, è tornato, ha acceso un fiammifero e l'ha avvicinato alla foglia della pianta. E che cosa è successo? Che cosa è accaduto? Lì la sua vita è cambiata per sempre, perché è accaduta una cosa incredibile. La pianta ha avuto la stessa reazione che aveva avuto quando lui lo ha pensato. Per la pianta non faceva differenza se lui lo pensava o se lui si avvicinava col fuoco. E allora la mia domanda è, e se noi avessimo attaccato un poligrafo alle piante qua, a quei 50 campi da calcio di piante? Pensate il livello di vibrazioni negative che si mettono nell'atmosfera. Quelle stesse vibrazioni negative che poi arrivano all'animale, che a sua volta produce un quantitativo di vibrazioni negative enorme. E vi ricordo che le cellule sane emettono vibrazioni diverse dalle cellule malate e le cellule morte emettono vibrazioni ancora diverse. Siccome all'interno del nostro corpo quotidianamente abbiamo processi di morte e processi di vita, perché muoiono miliardi di cellule e miliardi di cellule nuove nascono, nel momento in cui noi inseriamo un segnale di morte, per effetto risonanza andiamo ad amplificare il segnale di morte all'interno del nostro corpo, ovvero un lento invecchiamento precoce, formazione di radicali liberi, eccetera, eccetera. Ho tagliato gli argomenti ed ho abbreviato. Siamo però intanto arrivati al nostro piatto. Siamo qui, siamo davanti alla nostra bella bistecca e ignari di quello che è accaduto prima, ce la mangiamo con un buon bicchiere di Chianti o di Sangiovese. A quel punto sono cavoli nostri, perché nel momento in cui noi inseriamo quel prodotto all'interno della nostra bocca, arriviamo nel confine, ovvero la inseriamo all'interno del nostro tubo digerente. Scusate se sono stato grezzo, apparato digestivo. La inseriamo all'interno dell'apparato digestivo. Una volta ad un meeting, che avevo un altro argomento, una persona collegata mi ha chiesto: mi potresti dare la definizione di corpo umano? E in quel momento mi è venuto da dire: il corpo umano è un insieme di organi, un insieme di parti che ognuna ha, delle quali ognuna ha la sua attività, attraversate da un tubo. E sono ancora convinto di questo, perché questo tubo rappresenta l'ultima barriera tra quello che sta fuori di noi e quello che sta dentro di noi. Perché quando arriva all'interno del nostro tubo, ancora non è, è dentro di noi, ma non è dentro al nostro organismo. Ancora non è dentro al nostro sangue, ancora non è dentro al nostro liquido infracellulare. È il nostro apparato digerente che è rappresentato da un insieme di reazioni chimiche, quindi ci sono reazioni meccaniche di smontaggio, di trituraggio dettate dai nostri denti e poi all'interno della nostra bocca con la ptialina iniziano i processi chimici che poi proseguono all'interno del nostro stomaco per poi passare all'interno dell'intestino tenue grazie ai supporti degli altri organi e all'interno dell'intestino tenue poi arrivano al nostro colon e poi gli scarti vengono espulsi. Adesso vediamo cosa succede. Però prima, anzi andiamo avanti qui, sì, bene, vediamo cosa succede. Quando un alimento arriva all'interno del nostro corpo. Ve lo faccio vedere al volo. Il nostro intestino è fatto così. È proprio una sezione, nel mio libro la trovate fatta molto meglio, ovviamente. Bene. Questi qui sono, fate finta che questo è il nostro intestino, così, ecco, visto in sezione. Qui passa, transita il nostro cibo che viene chiamato all'interno dell'intestino chilo, viene chiamato chilo alimentare. Transita e
qui è già stato triturato, è già stato attaccato dagli enzimi, eccetera, eccetera. E qui questi vengono chiamati villi intestinali, questi sono microvilli. Questi microvilli assorbono i nutrienti. Poi questa membrana qui è fatta da un unico strato di cellule, un unico strato, si chiamano cellule enterocite, che ha spesso un quarantesimo di millimetro, quindi sottilissimo. E queste cellule sono collegate tra loro da dei legami che vengono definiti legami stretti, che fanno passare le sostanze nutrienti, ma non fanno passare le sostanze di scarto, le sostanze tossiche. Quelle proseguono. Qui all'interno noi abbiamo una valanga di inquilini che si chiamano batteri intestinali. Questi batteri sono come degli operai che lavorano gratis, perché arriva il cibo triturato, ci aiutano a finire di triturarlo e ci aiutano ad assorbire le sostanze nutrienti e a dare dei calci nel sedere alle sostanze tossiche. E sono degli operai che lavorano gratis se io li tratto bene. Perché se io li tratto male, è come un operaio che tu gli stai addosso, gli stai addosso, gli stai addosso, a un certo punto si arrabbia, si licenzia oppure ti fa dei dispetti. E se loro si trovano in un ambiente che non è per loro consono, all'interno del nostro intestino si formano delle reazioni chimiche e i batteri, che sono pleomorfi, cambiano forma. Come diceva il dottor Bechamp intorno al 1920, in contrasto a quanto diceva Pasteur, che diceva che i batteri sono quelli e rimangono quelli, Bechamp diceva che i batteri sono pleomorfi. E quello che fa la differenza è l'ambiente. Se l'ambiente per loro è congeniale, tutto va bene, ma se l'ambiente diventa ostile, loro si trasformano. E danno origine a una serie di reazioni chimiche che indeboliscono i legami stretti che ci sono tra le cellule enterocite. E queste cellule fanno passare più, c'è più spazio qui. E passano anche le sostanze tossiche. Ma qua c'è il sangue e il liquido infracellulare. E il sangue è quello che bagna tutte le cellule. E quindi il sangue non trasporta più a quel punto solo nutrienti, ma inizia a trasportare anche sostanze tossiche. Ok? Quindi è importantissimo che quello che viaggia qui dentro sia idoneo per i nostri batteri. E qual è? Batteri. Qual è l'ambiente più idoneo per i nostri batteri? È un ambiente di macerazione, mentre i nostri batteri non sopportano un ambiente di putrefazione. E perché si deve creare putrefazione all'interno del nostro corpo? Perché quando mangiamo dei prodotti di origine animale, siccome il nostro tubo digerente, l'apparato digestivo è dalle 9 alle 11 volte più lungo del nostro corpo, richiede tempo perché il materiale transiti. Non è corto e liscio come quello dei gatti o come quello del leone, quello della tigre. E quindi, se noi ingeriamo i cibi sbagliati, questi iniziano a putridire, vanno incontro a putrefazione. E a quel punto si genera quell'effetto che abbiamo visto prima. Noi abbiamo bisogno di prodotti che danno origine a macerazione. Ce lo dice questo tutto il nostro organismo. Faccio solo un esempio. Il nostro sangue, ad esempio, è alcalino, sta tra 7,35 e 7,45 della scala pH. E se io ingerisco gli alimenti sbagliati, che non danno i nutrienti che servono al sangue per rimanere in quel range, il nostro sangue va a prendere quei nutrienti dove li trova, perché il nostro corpo punta sempre alla sopravvivenza, il nostro sangue rimane sempre in quel range lì. Se il sangue arriva a 7,1, l'organismo collassa immediatamente, morte istantanea, quindi lui deve rimanere lì. E che cos'è che è importante per il nostro organismo, per rimanere per il nostro sangue per rimanere lì? Sono i minerali che sono contenuti nella frutta e nella verdura crudi. Sono contenuti anche nei cereali, sono contenuti anche nei legumi. L'igienismo ci dice che la nostra dieta deve avere un 70% di alcalino, di cibi alcalini, e un 30%
di cibi acidificanti. Ok? Quali sono i cibi alcalini? I cibi alcalini sono frutta e verdura, più uno o due legumi e un paio di cereali. I cibi acidificanti sono tutti i cibi di origine animale. Tutti i cibi di origine animale e anche i cereali e i legumi. Quindi quel 30% deve essere composto da cereali e da legumi perché sono ricchi di sostanze nutritive. Mentre ad esempio la carne contiene, visto che è il protagonista di questo piatto, contiene oltre 2000 sostanze tossiche. Una parte di queste, e arrivo alla tua domanda di prima, relativa agli allevamenti di campagna, una parte di queste sostanze tossiche sono contenute nella carne per natura, indipendentemente dalla provenienza. Un'altra parte vengono apportate dall'uomo negli allevamenti. Vi faccio un esempio. Aldeide malonica è la sostanza più tossica scoperta in natura dal professor Schamberger della Harvard Medical School. È presente nella carne per natura, in tutte le carni, e varia in funzione del tipo di carne. Quanta ne abbiamo dentro nella carne? In una lombata per arrosto di maiale ne abbiamo 900 mg. Quindi molto più di tutte le altre sostanze nutrienti della carne, eccetto se non consideriamo le proteine. E si moltiplica con la cottura. Abbiamo la formazione di ammoniaca. Quando mangiamo carne, il processo di smontamento, di smontaggio delle proteine, porta, non voglio scendere nel tecnico, ma all'incontro di due molecole, NH2 più una molecola H+, che forma NH3, ovvero ammoniaca, quella che noi troviamo negli alimenti. Quindi il nostro corpo ci dice, cicciobello, guarda che se mi dai da mangiare quella roba, poi si forma ammoniaca. L'ammoniaca viene mandata al fegato, lo trovate sul mio libro, trovate tutto il processo descritto nel dettaglio, viene mandata al fegato. Il fegato non riesce ad eliminarla perché è troppo forte e quindi la può solo trasformare. La trasforma in urea e l'urea viene mandata ai reni e i reni con molta fatica la espellono attraverso le urine. Ok? Lo trovate in questo libro qui, se volete. Bene. Abbiamo poi, siccome il prosciutto cotto dovrebbe essere grigio e non rosa, e la carne che troviamo nei banchi dei supermercati è sempre bella rossa, eccetera, eccetera, è così perché vengono apportati i nitriti, che è una sostanza presente in natura, ma in eccesso diventa altamente tossica, perché in un ambiente favorevolmente acido come il nostro stomaco si possono unire alle ammine e formare le nitrosammine, che è una sostanza ultratossica. Bene. Abbiamo delle evidenze scientifiche di quello che sto dicendo io o è solo Marco Mularoni che lo dice? Allora, immagino che molti di voi avranno letto The China Study. Bene, quindi abbiamo uno studio, The China Study, che è durato 27 anni e che ha preso in considerazione i dati relativi a 880 milioni di persone. Abbiamo gli studi, ad esempio, non so se conoscete, l'ingegnere André Simone Thon. Simone Thon è un ingegnere francese che nel 1949 ha pubblicato la scala delle lunghezze d'onda. Uno dirà, che cos'è questa cosa? Questo ingegnere era stato considerato in fin di vita perché aveva diverse malattie e gli avevano dato poche settimane di vita, un paio di mesi. Lui già da tempo studiava, non si sentiva bene, e studiava il suo corpo e ha iniziato a pensare che forse il suo stato di disagio fisico poteva derivare dalla sua alimentazione. E allora che cosa ha fatto? Ha creato uno strumento con una precisione al decimilionesimo di millimetro che misurava le onde elettromagnetiche emesse da un corpo in salute. E poi cosa ha fatto? Ha iniziato a misurare le onde elettromagnetiche emesse dal cibo, dagli alimenti.
per trovare quelli che erano compatibili con il corpo sano. Un corpo sano era quello sopra i 6.000 angstrom. E gli alimenti che si trovavano sopra i 6.000 angstrom erano tutta la frutta e tutta la verdura. La frutta addirittura arrivava sopra i 10.000 angstrom. Ok? Ovviamente, qui si subentra, oggi non c'è tempo, ma si entra nell'aspetto di quando mangiare un determinato prodotto. La frutta è eccellente, bisogna mangiarla in quantità, ma bisogna mangiarla lontano dai pasti, ad esempio, per evitare processi fermentativi. Ha cambiato radicalmente la sua dieta e è guarito delle sue malattie e a 80 anni ancora andava a sciare. Poi abbiamo, ad esempio, vado un po' a braccio, Edward Howell. Edward Howell diciamo, è stato quello che ha dimostrato la presenza degli enzimi negli alimenti vegetali, degli enzimi che rendono il cibo autodigeribile a costo zero, perché gli enzimi della frutta e della verdura consentono al corpo di dover produrre il minimo indispensabile di enzimi propri, perché il cibo ha già i suoi. E quindi più la frutta e la verdura sono biologici e più sono a chilometro zero, e più carichi di enzimi sono e meno fatica fa il nostro organismo per il suo processo digestivo. Se noi andiamo a inserire nell'intestino che abbiamo visto prima, ad esempio, finisco, nella scala di Simone Ton, quali erano i cibi sotto ai 6.000 angstrom? Allora, tutti i cibi di origine animale, lo zucchero, le farine raffinate, e la maggior parte dei cibi cotti. Quindi, che cosa succede al nostro intestino se io mangio molti latticini? Succede che i latticini arrivano con un po' di calcio, poco perché il latte ha 120 mg di calcio, le mandorle ne hanno 220, le noci ne hanno 380, i semi di papavero ne hanno 1438, ok? Arriva il latte col suo po' di calcio, che è biologicamente non servibile perché c'è tutto il processo di produzione, ma al di là di quello, il latte è carico di caseina, che è una colla che viene utilizzata anche nelle colle per le barche, e la caseina appiccica i nostri villi intestinali, li asfalta, dicono gli oncologi moderni, quelli che si fanno i master sull'alimentazione, perché all'università fanno 0 ore sull'alimentazione. Asfalta, incolla i nostri villi e le sostanze nutritive non passano. Ok? Quindi Simone Ton nel 1949 ha dimostrato a livello elettromagnetico quali sono gli alimenti più idonei per il nostro corpo. Edward Howell ha scoperto i food enzyme, gli enzimi, e poi c'è un grandissimo ricercatore, sto proprio andando a braccio, vi chiedo scusa perché c'è poco tempo, che si chiama Paul Kautsakov. Che cosa ha fatto Kautsakov? Premiato nel 1930, non nel 2003, nel 1930 alla Conferenza Internazionale di Microbiologia di Parigi. Ha dimostrato la leucocitosi digestiva, ovvero ha preso 3 gruppi di persone, vegani, principalmente crudisti, vegetariani e onnivori. Ha fatto le analisi del sangue prima di dargli da mangiare. Noi abbiamo mediamente 6.000 globuli bianchi leucociti per ogni millimetro cubo di sangue. Gli ha dato da mangiare e poi ha fatto le analisi del sangue subito dopo. I globuli bianchi leucociti sono i soldati del nostro corpo, fanno parte del sistema immunitario. E quindi loro sono pacifici, tranquilli, ma si moltiplicano nel momento in cui trovano delle sostanze tossico-dannose all'interno dell'organismo. Lui ha scoperto che chi aveva mangiato, negli individui che avevano mangiato in maniera onnivora, i globuli bianchi erano triplicati, quasi quadruplicati subito dopo, e poi aumentavano successivamente. Nei vegetariani erano raddoppiati, nei vegani erano rimasti identici, inalterati. Quindi, secondo il nostro esercito interno, in determinati individui era necessario moltiplicarsi, rinforzarsi, mentre con altri
non c'era bisogno di rinforzarsi. Questa si chiama leucocitosi digestiva. In quel momento il nostro corpo consuma un sacco di energie per la digestione, infatti succede che ci sentiamo stanchi quando mangiamo determinati alimenti. Perché? Perché consumiamo energia. Pensate ad esempio a chi fa una mangiata di carne la sera, che va a casa e la notte spesso e volentieri si trova in un bagno di sudore. Perché questo? Perché il nostro organismo, primo, consuma un sacco di energia per via della leucocitosi digestiva. Secondo, espelle sostanze tossiche attraverso la pelle col sudore. Terzo, in quel momento molto probabilmente viene anche un po' di febbre per qualche minuto, perché la febbre serve per dare più forza al nostro sistema immunitario e durante la febbre si producono sostanze antiossidanti. Quindi chi prende la tachipirina durante la febbre commette un errore gravissimo, perché il paracetamolo riduce le nostre scorte di glutatione se preso con una determinata frequenza. Purtroppo oggi, quando arriva la febbre, si prende la tachipirina. Ma io vi posso assicurare che conosco tanta gente nella mia cerchia di amici che prende la tachipirina semplicemente quando si sente stanco. È diventato un abitué della nostra vita. Mi fa male la testa, prendo la tachipirina. Sono stanco, prendo la tachipirina. Sono stato un addio al celibato al lago di Garda e quando sono arrivato alcuni miei amici hanno preso la tachipirina perché avevano paura che altrimenti gli venisse il mal di testa dopo. Ma vi posso assicurare che non sono solo loro ad essere anomali. In moltissimi casi è così. La tachipirina, il Momin. Cosa succede? Che queste sostanze vanno a distruggere anche la nostra flora batterica intestinale. E quindi quando arrivano le sostanze tossiche, noi non abbiamo i nostri soldatini che ci danno una mano a farle scorrere lungo il tubo digerente. E quando questo avviene, entrano sostanze tossiche nell'organismo, ma se il cibo è sbagliato, qua si formano incrostazioni e si formano incrostazioni anche nel colon. E ad esempio, faccio l'esempio del colon, il colon ha tutta una serie di terminazioni nervose che arrivano al colon e che poi sono collegate con altre parti del corpo. Ad esempio sono collegati con gli occhi, con le orecchie, con il nostro apparato uditivo, con altri organi, con alcune parti dei nervi che arrivano alle gambe. E quando si formano delle incrostazioni, quella parte lì che si è irrigidita crea rigidità in quella determinata parte che è collegata con un altro organo e quell'organo ne risente. Perché ci sono oggi dei ragazzi che a 37-38 anni si trovano con la gotta, si trovano che hanno un calo di udito, si trovano che hanno un calo della vista? Ed è normale, tanto ci sono gli occhiali, basta che vado dall'oculista, vado dall'otorino. Il problema c'è, qual è il motivo per il quale ho avuto un calo di udito? Magari se faccio inizio a fare una pulizia del mio colon e inizio a seguire un determinato stile di vita, vedrete che sicuramente quel problema all'udito passa. Perché è così. E al tempo stesso ricordo che il nostro intestino è direttamente responsabile dei nostri anche problemi mentali, di molti problemi mentali legati all'ansia, allo stato di panico. La maggior parte delle malattie derivano dall'intestino, la maggior parte dei virus attecchiscono nell'intestino perché trovano terreno fertile. Ogni coronavirus attecchisce nell'intestino, come anche il virus del Covid-19, SARS-CoV-2. Perché possono derivare problemi legati alla nostra mente? Perché il nostro sistema immunitario dialoga. Allora, oggi la scienza ufficiale ci dice che sul sistema immunitario conosciamo meno del 5% di quello che c'è da sapere. Ma una cosa certa che si sa è che il nostro sistema immunitario dialoga costantemente col nostro cervello. E per il 95% questo dialogo è monodirezionale, ovvero dal sistema immunitario al cervello. Se il sistema immunitario è sotto stress costantemente, il nostro cervello va sotto stress. Ma soprattutto, se noi qui inseriamo le sostanze sbagliate
E questi batteri si trasformano perché alimentati dalle sostanze sbagliate, poi quei batteri vogliono vivere e ti spingono a richiedere quel cibo che a loro serve per vivere. Ok? Questo è importantissimo. E allora, sono in conclusione, Rossella. Abbiamo fatto questo cerchio molto velocemente e abbiamo visto che mangiamo la carne, siamo partiti da un incendio, produzione di CO2, emissioni in atmosfera, aumento della temperatura, concimi azotati, le persone si ammalano di tumori. Chi ha fatto concimi azotati è stato condannato. Il 90% della deforestazione è dovuta agli allevamenti. L'Italia è il terzo importatore nel mondo. Produzione di metano, distruzione dei coralli. Gli animali vivono la prigionia, stress cronico, produzione di sostanze tossiche che arrivano nella carne e che arrivano al nostro piatto. Andiamo a danneggiare il nostro tubo digerente, andiamo a distruggere i nostri batteri, andiamo a prelevare i minerali che ci servono per mantenere il pH dalle nostre ossa, dai nostri denti, dalle nostre cartilagini. La carne contiene oltre 2000 sostanze tossiche, aldeide malonica, ammoniaca, nitriti, nitrosammine. Ci sono tutti questi studi che dimostrano che queste abitudini sono errate, ma la cimice è cattiva. Vi sembra un ragionamento logico? Forse quella cimice, quella sera, aveva più diritto di tutti di rimanere su quel tavolo, perché di certo non è un essere vivente che partecipa a tutto questo. Ma allora, se tutto questo è vero, se tutto questo è reale, perché non se ne parla? E vi rispondo con un esempio. C'era una signora che tempo fa, una signora che viveva in un paese piccolino, che vendeva le uova di quel paese, delle sue galline, alle signore del paese. Aveva delle galline che facevano parecchie uova e lei aveva sparso la voce e le signore andavano a comprare le uova. Poi a un certo punto alcune galline sono morte, inspiegabilmente, e di conseguenza le altre galline hanno smesso di fare le uova. Alla faccia di chi dice che gli animali non sono esseri coscienti. Non è vero, nel 2012 è stato dimostrato, in una riunione in Inghilterra. Comunque, hanno smesso di fare le uova. E questa signora si è trovata improvvisamente senza uova. E allora che cosa ha fatto? Ha telefonato le altre signore per dire che non aveva più uova. No, questa signora ha continuato a dire che aveva le uova. È andata nel paese vicino, nel negozio, ha comprato le uova, è andata a casa, le ha sporcate con la terra del cortile e ha continuato a vendere le uova alle signore del paese. Voi come giudicate questo comportamento? È stata disonesta. Ha fatto una bastardata. In realtà quella signora ha fatto una cosa importantissima. Ha continuato a farsi pubblicità con quelle donne dicendo una bugia. Quindi ha creato una forma pubblicitaria basata sulla bugia. Ma ha fatto molto di più. Ha fatto ricorso a uno dei principi più antichi che esistono, pronunciato per la prima volta da Aristotele 2500 anni fa. Che cosa ha detto quel chiacchierone di Aristotele 2500 anni fa? Diceva ai suoi allievi: ricordate che noi siamo chi gli altri credono che siamo. E questa frase ce la dobbiamo tenere impressa perché è alla base di ogni forma di pubblicità moderna, nessuna esclusa. Quindi, per concludere questa veloce carrellata, qualcuno mi ha chiesto: tu come concluderesti? Concludo con una citazione che ho scritto una volta e che mi sembra adeguata a questa serata, che dice che è fin troppo facile cadere in inganno se ci limitiamo a guardare con gli occhi. È solo osservando con il cuore che tutto prenderà magicamente forma e coerenza, regalandoci consapevolezza e quindi, come logica conseguenza, libertà. Io avrei concluso. Quindi, se avete qualche domanda. Molto interessante, grazie.
Prima di tutto grazie di cuore perché veramente sei stato molto molto chiaro, molto esauriente, cioè hai creato veramente un circolo di consapevolezza con le tue parole e il tuo, così, quello che ci hai regalato. Direi che cioè, se c'è qualcuno che vuole fare le domande, per me è veramente una puntata, una trasmissione che mi ha, cioè, mi hai fatto un bellissimo regalo, l'hai fatto al pubblico di Sapore del Sapere, sono contenta che hai registrato in modo che chi non ha potuto partecipare ti sentirà. Quindi grazie di cuore Marco. Chi è che ha una domanda da fare? Grazia Conforti, mi sembra. Sì, beh, gliel'ho già detto, però volevo anche vedere il titolo del libro, rivederlo. Sì, sono questi due qui. L'altra parte, ecco, fallo vedere tu perché a me sparisce nel... Questo è un romanzo che dove tutte le informazioni sono reali e tratte da fonti ufficiali. E non si vede la scritta, l'altra parte della... Della mente, Ok. che è il nome della collana, mentre questo qui è un libro documentario dove c'è l'approfondimento i temi trattati nel romanzo, che è questo. Ok. Hanno lo Grazie. stesso Hanno lo titolo, stesso quindi. titolo. Sì, quindi l'altra parte della mente è il nome della collana. Ho deciso di dare il nome. L'altra parte della mente alla collana, dopo che avevo già scritto questo libro e l'avevo chiamato l'altra parte della mente, perché poi ho creato il mio sito che è l'altra parte della mente.it, dove pubblico periodicamente delle informazioni, degli scritti e delle novità. Ok, Comunque lo grazie. trovate in internet ovunque. Grazie a voi. A quel punto, Rossella, a quel punto qui. Quando arriviamo qui, scegliamo che tipo di persone vogliamo essere. E ognuno è libero di scegliere. Però se non facciamo questo giro qui, non siamo noi a scegliere. E questo vale un po' per tutte le cose. Diciamo che la vita spesso ci spinge a scegliere, perché se sbagliamo troppo, per forza dobbiamo diventare consapevoli, altrimenti non andiamo avanti. Sono d'accordo, è a quel punto che si vive l'emozione forte di cui parlavamo all'inizio. Bravo. Spesso è malattia. Purtroppo sì, io ad esempio ne sono l'esempio vivente, quindi sono portatore sano di questa cosa, nel senso che mi avevano diagnosticato nel 2013, mi avevano diagnosticato l'artrite reumatoide, avevo una forma di acidità di stomaco fortissima perché mi veniva anche quando bevevo l'acqua, quindi ero proprio messo molto male. In più, mi avevano detto, consigliato di smettere di andare a correre perché non avevo più la cartilagine in un ginocchio e mi avevano detto che avrei rischiato di fare prematuramente delle protesi. E quindi mi avevano detto, smetti di andare a correre, fai della cyclette. E in più mi avevano dato delle cure per l'artrite reumatoide e dei farmaci, mi avevano detto che dovevo prenderli a settimane alterne per evitare di creare seri problemi allo stomaco. E in più mi avevano dato una cura per l'acidità di stomaco. E, insomma, io mi ero trovato a 37 anni con tutte queste medicine da prendere e a quel punto ho deciso di guardare meglio a questo aspetto. E nel giro di qualche mese ho cambiato totalmente il mio stile di vita, sia dal punto di vista alimentare, poi piano piano sempre evolvendomi, diciamo, e anche dal punto di vista comportamentale. Quindi ho cercato di prendermi un po' più tempo per me, di dedicare più tempo anche al mio aspetto mentale, quindi facendo meditazione, cose di questo tipo. E io vi posso assicurare, qui dovete credermi, che dal 2014 io non ho più avuto l'artrite reumatoide, nessun sintomo di artrite reumatoide. Non ho più avuto acidità di stomaco, io non so più cosa sia l'acidità di stomaco e vado a correre 3 volte alla settimana. Quando riesco, altrimenti due, ma però è per mia scelta se vado meno volte. È Mi fa molto piacere, Marco, averti ancora con noi. Io spero che tu
voglia partecipare ancora a una conferenza di Sapore del Sapere, perché qui il pubblico mi sta proprio chiedendo di invitarti, ma ti avrei invitato comunque perché sei veramente splendido. Grazie, troppo gentile. E poi, insomma, manifesti quello che dici, viene da dentro quello che tu dici, e poi è vita pratica, è vita vissuta con la tua scelta consapevole. E il fatto che regali queste informazioni a tutti noi ti fa onore. Grazie Marco. Grazie. Se non ci sono altre domande, io Rossella, ecco. Vorrei chiedere una cosa a Marco, se fosse possibile. Se potresti darci delle indicazioni alimentari, qualcosa, un'alimentazione tipo, anche per avere un'idea, ecco. Diciamo che ci stiamo volgendo ora verso la consapevolezza, no? Prima si andava proprio col pilota automatico, con quello che arriva dalla società, ecco. Per cui... Sì, se posso dare un consiglio, allora, diciamo, premetto che siamo tutti diversi l'uno dall'altro, no? Quindi è bene, sempre bene fare un punto della situazione di ogni persona. Perché vi dico questo? Perché stravolgere in maniera totale un tipo di alimentazione all'inizio può dare dei problemi, no? Quindi bisogna procedere per gradi. La cosa che io consiglio, se uno viene da un'alimentazione, diciamo, disastrosa, o comunque che mangia di tutto, è innanzitutto di mangiare poco al mattino, perché al mattino il nostro organismo fa le pulizie. Quindi dalle 4 della mattina a mezzogiorno il nostro organismo pulisce. Quindi di non dargli fastidio, e in quel frangente, questi sono i famosi cicli circadiani, non li ho inventati io, in quel lasso di tempo, se vogliamo alimentarci possiamo farlo, ma consiglio di farlo con della frutta acquosa o con degli estratti di frutta, oppure mangiando anche della frutta solida per dare più quella sensazione di pienezza, perché gli zuccheri della frutta entrano subito in circolo e quindi diventano subito carburante per il nostro corpo. Il carburante del nostro corpo è il glucosio, che è il risultato finale della digestione dei carboidrati, dei glucidi. Apro una parentesi, la carne contiene zero glucidi. E il nostro cervello ha bisogno di glucosio tutti i giorni e non può farne scorta, a differenza dei muscoli, ad esempio, no? Quindi non può farne scorta. Poi, quindi, a metà mattinata mangiare della frutta o un pochettino di frutta secca per dare un po' più di spinta, e poi a mezzogiorno uno mangia il suo piattino di cereali con le verdure, ma prima si mangia un quantitativo abbondante di verdure crude. Perché questo? Perché le verdure crude contengono molti enzimi e questi enzimi preparano la digestione del corpo e quindi aiutano anche a digerire meglio anche quello che arriva dopo. Paul Kauchakov, quando ha visto la leucocitosi digestiva, ha visto che il fenomeno di leucocitosi diminuiva, era minore, se chi mangiava la carne, ad esempio, prima mangiava abbondanti verdure crude. C'era sempre il fenomeno di leucocitosi, rimangono sempre le sostanze tossiche, vibrazionali, eccetera, eccetera, ma le verdure davano una mano enorme. Quindi pensate il segnale che ci dà il nostro corpo. Ci dice, sì, quel cibo va bene, e ti aiuto a digerire anche la schifezza che mangi dopo, ok? Quindi verdure crude più biologiche possibili, più chilometro zero possibili, e poi di mangiare magari dei cereali con un po' di verdure. Mai mischiare nei pranzi, mai, un piatto altamente ricco di carboidrati con uno altamente proteico, perché il nostro stomaco per digerire i carboidrati ha bisogno di un certo tipo di acidità. Per digerire le proteine ha bisogno di un altro tipo di acidità e quindi le produce in funzione di... Se noi mettiamo insieme entrambe le cose, produce un acido che è una via di mezzo e quindi non digerisce bene né l'uno né l'altro. A metà pomeriggio chi vuol fare uno spuntino si mangia quello che vuole, un frutto, qualcosa, e la sera magari si può fare delle verdure crude magari con a seguire un po' di legumi o delle sostanze un po' più proteiche. Ha detto così può sembrare che ci sia poca roba da mangiare, ma se voi andate a sviscerare le varie ricette vegane potete trovare una valanga di cose da mangiare. Meno il cibo è trattato industrialmente e meglio è, perché più è trattato industrialmente e più perde di nutrienti.
anche quando mangiate cereali, il mio consiglio è di prendere sempre cereali integrali. Nel mio libro è riportata un'analisi di Grano Salus fatta sulle principali paste italiane, dove cito anche le marche con tanto di dati. Quindi prendete la pasta integrale e preferibilmente in chicco, perché quella in chicco è ancora più naturale. Quindi se prendete l'orzo, prendete l'orzo mondo, perché è quello che ha ancora tutti gli strati attorno. Se prendete il riso, prendetelo integrale. Potete prendere il miglio, potete prendere l'amaranto, potete prendere la quinoa, che contiene tutti gli aminoacidi essenziali. Quindi sono tantissime le cose che potete fare, ok? E io non consiglio mai di pesare, ma dico, iniziate mangiando molta verdura cruda, poi il resto fino a quando siete quasi sazi. Fine. Partite così. All'inizio potrete avere un po' di gonfiore di pancia, perché gli enzimi della verdura lavorano. E quindi dopo 30 anni di abitudini errate, di intestino incrostato, perché attenzione, nell'intestino si formano delle incrostazioni, che quando vengono buttate fuori, insomma, si vedono, hanno proprio la forma dell'intestino, ci vuole tempo per quello. Quindi si fa prima un processo detox, ok? Dove si può avere anche, se uno ha qualche problema alla pelle, qualche sintomo, si può avere un'acutizzazione dei sintomi, perché il corpo non deve più gestire tante tossine durante il giorno e quindi si concentra a buttare fuori quelle che ha dentro da tempo, e poi detox, e poi piano piano il corpo si abitua, inizia a fare pulizia e si stabilizza sulla nuova dieta. Troverete che sarete meno stanchi, avrete più energia, quindi, però ci vuole del tempo. Poi, adesso lo diciamo in 30 secondi, però c'è un processo, uno può darsi una mano magari ripulendo prima il suo intestino, se non altro il colon, facendo qualche piccolo lavaggio del colon iniziale, perché l'igienismo non li prevede, per liberare le cose più grosse, e poi proseguire con l'alimentazione, che sicuramente ci aiuta a portare via le impurità. Quindi ci sono tutta una serie di meccanismi. Mangiare, se possibilmente, entro le 8 di sera. Se ci viene fame prima di andare a letto, una tisana oppure un frutto acquoso. Ecco. Alla mattina posso consigliare degli estratti, che sono fondamentali. Le cose da dire sono tante. Ad esempio, l'estratto di sedano è fondamentale per disintossicare il fegato. Sono stati scritti dei libri interi sul sedano. Interi, interi. E nessun medico lo dice. Quindi ci sono tantissime cose. Quindi, insomma, le cose sono tante. Non so se sono stato esaustivo, però sai, è un argomento talmente ampio che dirlo così in un minuto è difficile. Faremo un'altra conferenza, Marco, approfondimento di alimentazione, di dieta. Sì, di... potremmo farlo sui macronutrienti degli alimenti. Come? Potremmo farlo sui macronutrienti degli alimenti, se volete. Sì, mi farebbe piacere. Ci sentiamo presto per approfondire questo argomento. Sei stato veramente bravissimo, Marco. Bravissimo. Grazie. Grazie davvero, davvero, grazie. Delle ottime indicazioni. Grazie, complimenti. Grazie mille. Grazie. 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 Un abbraccio di cuore. Ciao Marco, grazie. Un saluto a tutto il pubblico di Sapore del Sapere, grazie. Tutta la conferenza è registrata su YouTube, quindi o domani o lunedì sarà per tutti. E potremo risentirti con molto molto piacere. Grazie Marco, grazie Laura, domani sera ricordatevi che siamo con Laura Beltrame che ci parlerà dei specchi e semi, la seconda parte. Grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie mille Marco, buonasera a tutti. Un bacione, complimenti, grazie. Complimenti davvero. Buonasera a tutti, grazie.